Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di ortodonzia, ortodonzia nei bambini e ortodonzia negli adulti. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Andrea Bizioli, che è in collegamento con noi da Bergamo. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera Nina, anche a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, dottore, oggi ci occuperemo di ortodonzia. Com'è cambiata negli ultimi anni? Ma allora, per quanto mi riguarda, negli ultimi anni l'ortodonzia, ovvero quella disciplina dell'odontoiatria che si occupa del volgare, quindi raddrizzamento dei denti, è cambiata veramente moltissimo. È cambiata moltissimo, ma come d'altronde è cambiata anche l'odontoiatria in generale. Un cambiamento orientato sicuramente alla gestione più in senso olistico, quindi a 360 gradi, del problema dei singoli denti. Quindi un cambiamento volto proprio alla cura del problema dentale, non più solo per il singolo problema in sé, ma per tutte anche le problematiche adesso annesse. E di conseguenza anche alla soddisfazione di quelle che potrebbero essere le aspettative del nostro paziente, che sono assolutamente da tenere in considerazione. E per quanto riguarda l'ortodonzia, quindi questo cambiamento che cosa ha comportato? Ha comportato quindi un non focalizzarsi al singolo problema della correzione del dente storto, ma ad una correzione, quindi a una ricerca di una cura dell'organo, quindi inteso come quello della bocca, e di una funzione masticatoria più corretta. L'importanza della correzione di entrambe queste due di queste due problematiche è perché potrebbero creare delle interazioni a livello posturale anche di tutto il nostro organismo e di conseguenza il problema non è più solo a livello della bocca, ma ripeto, può trasformarsi in un problema più anche generale per il nostro paziente. E di conseguenza diventa fondamentale, per quanto mi riguarda, la collaborazione spesso e volentieri con dei professionisti medici, in prima battuta sicuramente i pediatri e i medici di base, ma a volte anche di professionisti più specializzati, come ad esempio degli ortopedici, dei fisiatri, degli otorinolaringoiatri, o anche di figure mediche non mediche, come ad esempio spesso e volentieri collaboro con degli osteopati, con dei fisioterapisti, con dei kinesiologi, ma proprio perché il problema, ripeto, non sta mai nel singolo problema del dente storto, ma c'è proprio una necessità di correggere una funzione masticatoria che spesso è alterata. Chiarissimo, dottore, ma qual è l'età migliore per fare una prima visita ortodontica al bambino? Allora, ecco, diciamo che non c'è un'età migliore precisa, nel senso che l'età migliore è quando si manifesta il problema. Però se possiamo dare dei consigli a dei genitori, sicuramente l'età migliore per vedere il bambino potrebbe essere quando ha terminato la permuta di tutti, o meglio, quando ha terminato l'eruzione di tutta la dentatura decidua, quindi intorno ai 3-4 anni. Ma proprio perché il paziente e il bambino in questo caso possa iniziare a familiarizzare anche con la struttura in modo tale da non avere poi delle paure in futuro. Oppure l'età prescolare intorno ai 5 anni e mezzo, 6 anni, quando inizia proprio la prima fase di permuta con i denti permanenti. Magari sono età in cui non è detto che si debba per forza intervenire, ma magari sono solo delle età in cui si fa un'idea degli eventuali problemi che potrebbero in un futuro subentrare. Ed eventualmente con piccoli accorgimenti, a volte anche cercare di intercettare questi problemi senza dover ricorrere per forza all'ausilio di dispositivi ortodontici, quindi di apparecchi. È chiaro che il discorso è un po' diverso per quanto riguarda l'ortodonzia nell'adulto, cioè nei pazienti adulti, che ad oggi si può assolutamente fare, e quindi bisogna sfatare un po' questo mito che i pazienti adulti non possono più fare niente per quanto riguarda i loro denti storti. Però è chiaro che nella fase adulta certi problemi, soprattutto quelli strutturali a livello osseo, che nei bambini si possono correggere, nei pazienti adulti invece purtroppo, ahimè, queste cose non si possono più correggere. Quindi non è detto che tutte le cose possano essere fatte nel paziente adulto, ecco.
Dottore, che tipologie di apparecchi è possibile utilizzare? Ma allora, diciamo che per quanto riguarda una grossa distinzione va fatta appunto nella distinzione trattamento adulto e trattamento bambino. Nel trattamento del bambino, soprattutto, vi sono degli apparecchi volti più alla correzione di tipo ortopedica, quindi delle problematiche a livello strutturale, a livello osseo, ok? E problematiche invece e apparecchi volti alla correzione della problematica più funzionale, quindi a livello proprio di masticazione. E questo si può fare perché il bambino è un paziente in crescita e di conseguenza sulla crescita noi possiamo intervenire ed eventualmente influenzarla a nostro piacimento. Una piccola nicchia di terapia ortodontica nel bambino è quella che viene effettuata tramite l'utilizzo dell'elastodonzia, quindi degli apparecchi elastodontici, sono degli apparecchi in silicone, degli apparecchi funzionali particolari, che hanno, diciamo, un atteggiamento di correttivo più morbido, più funzionale nella correzione della problematica del paziente. E sono quegli apparecchi che tendenzialmente bisognerebbe sempre utilizzare nel trattamento del bambino, perché ricordiamoci che meno invasivi siamo, meglio è, soprattutto quando si tratta di bambini in età evolutiva e quindi in crescita. Diverso è invece il trattamento nei pazienti adulti, dove si ricorre, come vi dicevo prima, non più a non dove il trattamento soprattutto è mirato alla correzione della problematica dentale e non alla problematica scheletrica, perché non è più possibile correggerla, e di conseguenza le apparecchiature che si possono utilizzare sono tendenzialmente le apparecchiature tradizionali, i classici bracket, tanto per intenderci, oppure alle più moderne terapie invisibili con gli allineatori invisibili. Dottore, quali sono i problemi delle articolazioni temporomandibolari? Ecco, per quanto riguarda, essendo io specialista in ortognatodonzia, non mi occupo solo di ortodonzia, quindi in questo caso di, passatemi il termine, raddrizzamento di denti e di funzione masticatoria, ma mi occupo anche molto di gnatologia, ovvero quella branca che si occupa della cura delle problematiche a livello dell'articolazione temporomandibolare, che è l'articolazione, tanto per intenderci, questa articolazione che ci consente di masticare, di parlare, di deglutire. È sicuramente l'articolazione più complessa che esista nel nostro corpo, perché stiamo parlando di una diartrosi condiloidea doppia, quindi è l'unica articolazione nel nostro corpo ad essere doppia e simultanea. E per quanto riguarda la gnatologia, è quella disciplina odontoiatrica volta proprio alla correzione di questi rumori che si hanno durante la masticazione, quando apriamo e chiudiamo la bocca, questi schiocchi che abbiamo a livello proprio dell'articolazione, che possono essere accompagnati più o meno dolore. Ecco. L'analisi solitamente di queste problematiche viene fatta a mezzo radiografico, quindi con delle panoramiche o delle radiografie, per quanto riguarda le problematiche a livello osseo, se ci sono dei fenomeni di artrosi, oppure con l'esame principale che è proprio la risonanza magnetica in doppia pesata. E di conseguenza, dopo aver fatto un'attenta diagnosi, solitamente a questi problemi come si pone rimedio? Si pone rimedio utilizzando delle apparecchiature che sono delle placche, dei bite volgarmente chiamati, ma delle placche gnatologiche con le quali si fa una terapia proprio mirata, una fisioterapia gnatologica mirata alla correzione di questi problemi. Non nascondo che spesso e volentieri, quando tratto questo tipo di problematiche, spesso e volentieri mi avvalgo anche della cooperazione, come vi dicevo prima, di personale paramedico esterno. In questi casi solitamente sono più gli osteopati oppure i fisioterapisti che mi aiutano nella terapia manuale di queste problematiche. A volte, ahimè, purtroppo bisogna poi ricorrere invece ad interventi di artroscopia decisamente più invasivi, e allora lì ci si rivolge eventualmente alle strutture più dedicate. Dottore, che correlazione c'è tra quindi occlusione e postura? È molto importante, anche lì abbiamo fatto un corso di perfezionamento proprio presso l'Università di Brescia sulla posturologia, ed è molto importante perché dalla correlazione che c'è tra la bocca e la postura, purtroppo ne possono scaturire tantissimi problemi, sia di tipo discendenti, cioè problemi che dalla bocca
discendono quindi a livello più basso, ma anche problematiche esterne che invece risalgono al problema invece masticatorio. Per cui, come dico sempre, è chiaro che noi possiamo mettere mano a livello della nostra bocca, il nostro campo d'applicazione è quello, ma per forza da soli non possiamo arrivare da tutte le parti, quindi bisogna per forza cooperare con qualche altro professionista, perché ricordo e ci tengo appunto a sottolineare che spesso volentieri il problema della bocca non è fine a se stesso, ma può celare tanti altri problemi che il nostro paziente poi a lungo andare poi possono scaturire decisamente in maniera invalidante, ecco. Benissimo, dottore, io la ringrazio moltissimo per essere stato qui e per i chiarimenti che lei oggi ci ha dato. A presto. Grazie mille, Nina, buona serata a lei e a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie ancora dottore, arrivederci, e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.